Andiamo proprio in casa Propellaro con mister Verbaro. Buonasera mister, ben trovato. Buonasera, buonasera. E allora io mi rifaccio il racconto di Peppe Calabro, le chiedo se sono due punti buttati perché Peppe ci ha parlato addirittura di tre pali. Sì, soprattutto il primo tempo abbiamo fatto una grande partita, ma anche il secondo. Abbiamo subito un gol su un contropiede, poi sul calcio d'angolo hanno fatto l'1-0. Però devo essere sincero, nel campo c'era, lo dico con presunzione, soltanto la propella. Quindi insomma una partita mister che porta solo un punto, però porta anche tanta consapevolezza, nel senso magari dopo una prestazione così sarà più facile, no, continuare sulla buona strada. No, no, dobbiamo stare sempre con i piedi a terra perché non dobbiamo rilassarci o pensare che siamo, come dico, non dobbiamo essere presuntuosi. Dobbiamo fare come stiamo facendo dall'inizio della preparazione, dal 16 agosto, restare umili, lavorare durante la settimana e solo così possiamo sicuramente durante la gara fare il risultato. Ecco, mister, è aperto il mercato. Diciamo anche nelle presentazioni nel corso delle settimane abbiamo speso buone parole per quello che state facendo, un campionato assolutamente tranquillo. Come può essere migliorata questa squadra se va migliorata? Diciamo qualcosa ci manca, però se prendiamo qualcuno dobbiamo prendere per fare la differenza. Se no rimaniamo questi che siamo, perché è inutile prendere giocatori che non fanno la differenza, ripeto, tanto la rosa è bella ampia e noi rimaniamo così. Se troviamo qualcuno che voglio dire ci può dare una mano d'aiuto. Sicuramente la società fa il sacrificio, però se no rimaniamo come siamo. La sua squadra adesso è attesa da due partite molto importanti, molto complicate. In realtà, diciamo, è partito questo trittico. Oggi è arrivato a questo punto, poi ci sono San Michele e Capo Vaticano e si chiude così il girone di andata. Ecco, queste due partite possono in qualche modo essere la spia per eventualmente poi capire come riscrivere gli obiettivi. Cioè, in base a come vanno, potete darvi un tono diverso nel torneo. Sì, sono pienamente d'accordo con te. Noi al solito, come ti dico, ogni domenica durante la settimana prepariamo la partita, sicuramente la prepariamo per fare un risultato positivo, soprattutto domenica che giochiamo a San Michel, sapendo che è una squadra forte, che è nei primi posti. La prepariamo bene per cercare sempre di vincerla, fare il risultato positivo. Va bene, mister, grazie per essere stato con noi, una buona serata. Grazie, grazie a te, Grazie. ciao.